Vediamo le immagini, all'ottavo minuto c'è questa punizione di Brehm per Serena che mette a lato. Poi al decimo minuto è il Pisa su punizione di Lucarelli, Berti interviene su Padovano che cade a terra in area di rigore, l'arbitro lascia correre. Al sedicesimo ancora il Pisa in attacco, Dolcetti per Padovano, tiro ma stringata di Vianangolo. Diciassettesimo, un tiro di Calori, però lo vedremo, colpisce involontariamente l'arbitro, ecco il tiro di Calori, colpisce l'arbitro e la palla finisce alta sulla traversa. Qui vedremo un intervento di Lazzarini di pugno su Klisman. Al ventinovesimo tiro di Chamot del Pisa, ecco il tiro deviato in angolo da Zenger. 44esimo, ancora il Pisa in avanti, Dolcetti a Padovano, ma Zenga è bravo ad uscire. E si va al secondo tempo e al quinto l'Inter passa in vantaggio. Su calcio d'angolo, battuto da Brehm, palla a Berti che di testa mette in rete. Il Pisa non ci sta, contrattacca, Simeone per Padovano, Battistini interviene, il giocatore pisano va a terra, reclamano il calcio di rigore, l'arbitro lascia correre. Ancora un'altra occasione per i nerazzurri. Brehm interviene su Simeone che finisce a terra, anche in questo caso viene reclamato il calcio di rigore ma l'arbitro non concede. Poi altra occasione, c'è stato questo fallo al limite dell'area, sempre a favore del Pisa, c'è questo tiro, poi c'è questo gol segnato dall'Arsen ma l'arbitro annulla per fuorigioco di Larsen. Quindi il risultato rimane fermo sull'1-0 per l'Inter.